Maria Barbara, Fernando e tutta la corte si spostano lungo il corso di ogni anno, da gennaio a marzo nella residenza di caccia del Pardo, a Pasqua nel Buen Retiro di Madrid, da aprile a giugno ad Aranjuez, da luglio a ottobre nella residenza di San Ildefonso da Granja, oltre a Segovia, sui monti, fino a dicembre all'Escorial e a Natale di nuovo al Buen Retiro. Qui, in soli italiani che meritino attenzione, sono due musicisti, il suonatore di clavicembalo chiamato Scarlatti ed un cantante che si chiama Farinello. Questo fa sì che la sua ornamentazione sia strettamente integrata con l'invenzione tematica, non è qualcosa di sovrapposto. La città dorme e Domenico Scarlatti, dopo aver chiuso porte e finestre, si siede al clavicembalo. Che sottile musica è mai questa che esce nella notte di Lisbona per spiragli e camini. La odono i soldati della guardia portoghese e della guardia tedesca, e tanto la capiscono gli uni quanto la capiscono gli altri. La odono sognando i marinai che dormono sotto le stelle sui ponti e svegliandosi la riconoscono. La odono i vagabondi che si riuniscono alla ribeira sotto le barche tirate a secco. La odono i frati e le monache di mille conventi e dicono: sono gli angeli del Signore, questa è terra di miracoli fertilissimi. La odono gli incappucciati che vanno a uccidere e i pugnalati che, sentendola, non chiedono più confessione e muoiono assolti. Un personaggio forse più famoso del Papa e che ho avuto l'onore di conoscere arriva da Londra al servizio di Filippo V. Si chiama Carlo Broschi, meglio noto come Farinelli. Il suo compito è tutte le sere il medesimo, una sorta di servizio in camera che consiste nel cantare sempre le stesse 4-5 canzoni a un sovrano che non attendeva più ai compiti regali e non usciva più dalla sua stanza. Un re ormai in preda alla follia. Il re, quando si ritira a cena, emette ululati così paurosi da lasciare tutti stupefatti. La sua distrazione serale è di ascoltare da Farinelli le stesse 5 aree italiane che gli cantò la prima volta ed ha continuato a cantare ogni sera per quasi 12 mesi di seguito. Lo stesso re imita Farinelli, talvolta aria dopo aria, e si lancia in tali stranezze che tutte le precauzioni vengono prese per impedire che la gente sia testimone della sua follia. Ma la sonata K380 in un luminoso Mi maggiore, che è la tonalità della primavera di Vivaldi, quindi è una sonorità luminosissima, è forse una delle più celebri, delle più eseguite sonate di Scarlatti, con questo suo ritmo un po' da cavaliere, da hidalgo. È una sonata che sembra proprio uno spettacolo, ecco, una parata, un passaggio. Nella seconda parte c'è una tensione emotiva che cresce, cioè il ritmo di fanfara diventa anche un ritmo affettivo, molto forte, molto espressivo, e poi tutto si ricompone in questa armonia straordinaria. Thank you.